L'azienda Mostic ha creato una nuova CNC 3018 versione Pro con qualcosa di migliorato, almeno a quanto dice. Andiamola a vedere. Questa CNC è stata ridisegnata, il supporto del mandrino è stato migliorato, il controller anch'esso è stato migliorato con già installato il software GRBL 1.1. Quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro, l'andiamo a montare e infine l'andiamo a provare, come facciamo sempre per qualsiasi macchina. Andiamo. Prima di iniziare l'unboxing, iscrivetevi al canale, fatelo subito. Cliccate sotto, iscriviti. Lasciate un commento alla fine del video se vi è piaciuto, se avete qualche consiglio, se qualcosa non vi è piaciuto. Lasciate un like, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Fatelo per supportare questo piccolo canale. Adesso possiamo iniziare a fare l'unboxing. Vi siete iscritti, giusto? Possiamo iniziare. Vi dico subito che questa CNC l'ho acquistata su Amazon. La descrizione è in tedesco, ho chiesto al venditore come mai la descrizione è in tedesco, mi ha detto che stanno provvedendo ad effettuare la traduzione in italiano. È vendibile, tranquillamente, acquistabile tranquillamente su Amazon Italia e sono riuscito a farvi dare un 10% di sconto per ogni acquisto di questa CNC. Sono dei singoli codici che vanno usati una sola volta. Io me ne farò dare quanti più possibile. Per adesso ve ne metto una decina sotto in descrizione. I primi che li usano saranno i fortunati. Andiamo ad aprire il pacco. Partiamo col solito cavetto USB e con il piano di incisione. Devo dire che rispetto alle altre CNC, la 3018 e versione Pro e normale, questo qua mi sembra più spesso, più rigido e più pesante. Subito dopo troviamo delle carte dove ci si ringrazia per l'acquisto di questa CNC e finalmente un manuale a colori sul montaggio e l'utilizzo di questa CNC. E devo dire che è il primo manuale che trovo all'interno di una CNC 3018. Normalmente dobbiamo andare sul sito, cercare la versione giusta, scaricarcela e stamparcela. Oppure ci arriva un classico fogliettino scritto in cinese che è poco capibile. Questo invece devo dire è ben fatto e parla sia del montaggio sia della configurazione e dell'utilizzo. Io ho acquistato la versione senza modulo laser. Si può montare il modulo laser anche su questa CNC. Partiamo dagli stepper, i classici stepper. Un bel alimentatore, un po' più grosso rispetto agli altri. Questo è un 5 A 24 volts. Devo dire fatto bene. Già mi sta piacendo questa CNC. Il cavetto di alimentazione. Ho dimenticato di dirvi all'inizio, questa CNC ha anche le manopoline per spostare manualmente gli assi. Sono fatti in alluminio rosso, molto leggero. Ci regalano le clip per bloccare il pezzo sul piano di incisione. Ci regalano anche 10 frese. Le andiamo a vedere poi, magari le proviamo. Questi sono i vari supporti. Sono in plastica presso fusa, quindi non stampate in 3D e devo dire che già si sente che sono molto molto più rigidi. E questo è un grande punto a favore di questa CNC. Sono tutti così. Questa è la bustina con tutte le viti, bulloni, chiavi, chiavi a brucola e i quattro piedini. Ci serviranno per montarlo. Le viti senza fine e gli assi. I classici profili in alluminio. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere di una plastica molto dura. Sono il profilo anteriore e posteriore della CNC ed è molto rigido, molto rigido. Ha già incluso il cuscinetto. Sempre gli assi. Qui dentro che cosa troviamo? Ah, qui dentro troviamo
il controller offline per comandare la CNC in modalità offline. Ed è diverso rispetto agli altri, sembra più compatto e fatto meglio, più da telecomando. Ha già inserito una SD con all'interno una micro SD da 1 giga. Andremo a vedere cosa c'è dentro, magari troviamo qualche software. I cavetti per gli stepper. Questo dovrebbe essere il controller. Famoso controller che è stato migliorato, e infatti è un controller di ultima generazione, infatti ne ho acquistato uno molto simile per la mia 1418 perché l'avevo bruciata, quindi questa ha anche la ventola di raffreddamento, ha l'ingresso per il telecomando offline, il controller offline, ha l'ingresso all'uscita per comandare il laser ed è tutto protetto all'interno di un box ventilato, tra l'altro. I supporti laterali credo che siano in bachelite, comunque sono molto 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 resistenti. Ecco qua, ci regalano anche una micro USB. Non so cosa c'è dentro, probabilmente è qui dentro che c'è il software GRBL Control e probabilmente anche qualche piccolo esempio da poter incidere. E questo è tutto l'asse, quello migliorato, l'asse Z, che è stato, e il supporto per il mandrino che è stato migliorato. Effettivamente non è un supporto stampato in 3D, ma è un supporto di plastica dura piena, e a quanto pare sembra molto molto rigida. Vediamo. Lo provo subito perché sono curioso. Sì, decisamente, decisamente molto rigido. Fatto bene. Ha anche le scanalature per inserire il laser e devo dire che è finito, l'unboxing è finito e già così posso dirvi che è un'ottima CNC. Si vede che hanno studiato e risolto i problemi classici di questa macchina. Andiamo sul mio bancone da lavoro per montare tutto. Prima devo fare spazio. Se vi siete persi i video di unboxing e test delle due stampanti, la Ender 3 versione 2 e della Heligo Mars versione Pro, vi lascio il link in descrizione e in alto a destra, da qualche parte. Quindi andiamo a montare tutto. Forza! Per la prima parte dell'assemblaggio abbiamo bisogno dei due fianchi in bachelite, quello inferiore e quello posteriore, dei due profili, quelli corti, i quattro slider per l'asse Y, 16 bulloni AT M5 e 12 viti M5 e naturalmente una chiave a brucola. Prendiamo il fianco anteriore e avvitiamo i profili laterali. Posizioniamoli con questa parte, la parte che deve andare a filo, su un piano, in modo tale che una volta avvitato tutte e due hanno lo stesso piano. Andiamo a prendere due polish rod, come li chiama il manuale, e li andiamo a avvitare. Una volta fatto questo, giriamo nella parte bassa, quindi qui, nella parte dove ci sono i piedini, andiamo a infilare due bulloni AT. Ci serviranno successivamente per avvitare i piedini di gomma. Ne mettiamo due da un lato e due dall'altro. Adesso in entrambi i lati andiamo a inserire 6 bulloni AT M5, quindi 3 nella parte superiore, mi raccomando vanno messi in questo senso.
Adesso andiamo a inserire gli slider facendo piano per non far uscire i cuscinetti, le sfere dei cuscinetti. Adesso possiamo mettere la parte posteriore. L'avvitiamo sempre tramite i bulloni M5. Prima di stringere, spingiamo il profilo verso il basso in modo tale da farlo trovare sullo stesso piano della base in bachelite posteriore. Ed ecco completato il primo step. Ed eccoci arrivato al secondo step. Per il secondo step abbiamo bisogno di uno stepper, di un nut seat per l'asse Y, 4 piedini con le loro viti, 10 dadi a T M6, di una manopolina, della vite senza fine, quella corta, di un copper nut con la sua molla, di un coupling e 10 viti M6. Quindi adesso andiamo a montare tutto. Partiamo dai piedini, andiamo a stringere subito i piedini. Adesso ci montiamo la vite senza fine. Anzi, prima io direi di metterci il coupling. Sul coupling ho già inserito le vitine a brucola. Andiamo a stringere per bene. Montiamo lo stepper. Una parte dell'asse dello stepper è tagliato, quindi è piano. Quindi andremo a inserire lo stepper sul coupling in questo modo. Lasciamo un piccolo spazio tra il coupling e lo stepper, in modo tale da non far strusciare il coupling sullo stepper, e andiamo a stringere. Adesso andiamo a inserire il nut seat per l'asse Y insieme al copper nut con la sua molla. Andremo ad avvitarlo. Il copper nut va lasciato quasi a metà dello spazio disponibile. Non va lasciato fuori, altrimenti girerà, o troppo dentro, altrimenti la molla non avrà l'effetto desiderato. Quindi lo lasciamo circa a metà e avvitiamo. Comunque, una volta che noi andremo ad avvitare, il copper nut si sistemerà in base anche alla filettatura. Perfetto, una volta avvitato, portiamo più o meno al centro e lo inseriamo dentro. Ho dimenticato, qui ci sono 4 viti M3 per il fissaggio dello stepper. Andiamo ad avvitare lo stepper. Questa parte la metteremo così, quindi con il connettore rivolto verso questa parte o verso quest'altra, comunque non ha molta importanza. Portiamo al centro il nut seat. Adesso andiamo a avvitare i bulloni a T con gli M6 che andranno a sorreggere il piano di incisione.
Adesso andiamo a inserire il piano di incisione. La parte che va, la parte bassa, è questa qui che ha tre scanalature, mentre la parte alta ne ha quattro. Abbiamo due modi per inserirli. Uno è come ho fatto io, cioè già inserendo i bulloni e poi infilando in questo modo il piano. Oppure possiamo inserire i bulloni direttamente all'interno del piano e poi avvitarli. Fate come volete, io mi trovo meglio così perché ho sempre fatto così, ma non vuol dire che sia la soluzione migliore, magari è la più lunga. Adesso arriva la parte più difficile. Bisogna avvitare il tutto. Lo si può fare in diversi modi. Io preferisco fare così, avvitare tutto, portare a battuta da un lato, prima da un lato, raddrizzare questo mettendolo al centro e poi andrò ad avvitare tutto. Andrò a avvitare questi. Poi, una volta avvitati questi, andrò a portare la battuta dall'altra parte, quindi questi si raddrizzeranno, e andrò ad avvitare questi, e infine andrò ad avvitare la parte centrale. Una volta che abbiamo stretto il piano di lavoro, dobbiamo controllare che sia perfettamente in linea con l'asse, quindi che non sia spostato in questo senso. Lo facciamo portando tutto il piano in avanti, lo facciamo arrivare a battuta con la parte anteriore e controlliamo che la parte opposta arrivi anch'essa allo stesso livello del piano anteriore. Perfetto, forse lo devo spostare di meno di un millimetro indietro, una regolazione che lo farò alla fine, una volta montato tutto, perché magari montandola si andrà a piegare e quindi poi le regolazioni finali, quelle di fine, le farò alla fine. Comunque già mi ritengo abbastanza soddisfatto. Adesso andiamo a montare la manopolina. Quindi adesso è arrivato il momento di avvitare il nut sit dell'asse Y, quindi lo portiamo più o meno al centro. E lo andiamo a stringere. Abbiamo montato il piano di lavoro, adesso dobbiamo soltanto controllare che non si muova, infatti è completamente ancorato al suo asse. Per il terzo step abbiamo bisogno del supporto laterale, esattamente quello sinistro, avendo la manopolina rivolta verso di noi, e di 6 bulloni M5. Il supporto laterale va montato in questo senso, con questa parte un po' piatta rivolta verso la parte posteriore. Ricordate i 6 bulloni a T che abbiamo montato? Ecco, adesso ci servono. Cerchiamo di metterli un po' distanti. Adesso lo portiamo a battuta, deve stare nella parte interna, non deve scavallare il piano, quello posteriore, e lo andiamo a stringere. Prima di stringerlo dobbiamo accertare che non sia storto in questo senso, quindi usando sempre una riga controlliamo che non sia storto. Infatti è esattamente in linea con la parte inferiore del lato. Per procedere allo step numero 4 abbiamo bisogno del blocco dell'asse XY, dello stepper, di una manopola,
del coupling con già le vitine a brucola montate, del copper nut con la sua molla, di due viti M6, due M5 e quattro M3, della vite senza fine, quella più lunga, dei due assi, quelli più lunghi, e dei due profili, quelli più lunghi. Partiamo montando i due assi, utilizzando le viti M6 e andiamo ad avvitare. Poi avvitiamo i due assi utilizzando le viti M5. Andiamo a stringere il tutto. Adesso andiamo a infilare tutto il gruppo dell'asse X e Y e del motore, facendo attenzione a non forzare i due cuscinetti, altrimenti perdiamo le palline. Adesso andiamo ad avvitare l'asse senza fine. Montiamo il Cooper Nut con la sua molla, nello stesso modo la andiamo a inserire all'interno, deve essere esattamente all'interno, quindi andiamo a schiacciare e avvitando l'asse senza fine dovrebbe sistemarsi da solo, perfetto. Andiamo un po' indietro, andiamo ad avvitare lo stepper. Lo avvitiamo con il connettore rivolto nella parte posteriore. Utilizziamo le quattro viti M3. Andiamo ad avvitare il coupling. Forse era meglio inserirlo prima di avvitare lo stepper. Adesso andiamo a fissare la vite senza fine. E il quarto step è concluso. E adesso passiamo al quinto step. Per lo step 5 ci serve un fianco destro, l'ultimo fianco che ci è rimasto, una manopolina, due viti M6, otto viti M5 e quattro bulloncini a T M4. Per prima cosa inseriamo due bulloncini a T su ogni profilo. Questi ci serviranno successivamente per fissare la control box. Poi possiamo andare a inserire il profilo laterale. Naturalmente la parte levigata, la parte verticale va dietro, va rivolta verso dietro. Facciamo passare la vite senza fine all'interno del cuscinetto. Adesso andiamo a fissare il lato destro con le sei viti. Una volta fissate le sei viti, andiamo a fissare anche i profili posteriori usando delle viti M6 e fissiamo anche le due slitte con delle viti M5. E infine avvitiamo la manopolina. Perfetto, lo step 5 è concluso. Adesso andiamo a montare la nostra control box. Allora, montando il controller, ho notato che la distanza tra i due profili posteriori è minore rispetto alla distanza dei due fori del controller, ma di pochi millimetri. Possiamo tramite una punta allargare il foro, abbassarlo un pochettino, in modo tale che i due fori si vadano a stringere. Facciamo questa prova. Questo invece lo allarghiamo nella parte alta. Vediamo un po' se basta. Andiamo ad allargare un attimino questo bullone. Perfetto, preciso. Ci va che è una meraviglia. Adesso farò la stessa cosa anche su questo foro.
Ok, missione compiuta. Andiamo a stringere, non tanto perché comunque è sempre fatto di plastica, rischiamo di rompere tutto. Il montaggio del controller è terminato. Adesso andiamo a collegare tutto quanto. Adesso andiamo a collegare elettricamente gli stepper con il controller. I cavetti da utilizzare sono questi qui, hanno due connettori. Uno è di un tipo, è più lungo, e uno è di un altro tipo, è un po' più largo. Quello più largo va allo stepper, mentre quello più corto e più lungo va al controller. Partiamo dall'asse Z. Troviamo l'indicazione qui Z motor e lo colleghiamo. Poi passiamo all'asse X, stessa cosa, connettore più largo va allo stepper. Stessa cosa, il connettore più lungo va al controller sul connettore X motor. Stessa cosa per il motore dell'asse Y, lo colleghiamo all'uscita Y motor. Per quanto riguarda invece l'alimentazione dello spindle, abbiamo un'uscita dedicata allo spindle, due cavetti, uno positivo e uno negativo. Quello positivo va nella parte, aspetta, vi faccio vedere un po' più da vicino. Il positivo va qui e il negativo va qui. Qui c'è un puntino rosso che indica il positivo. Adesso non ci resta che dare una sistemata a tutti i cavi, una fascettata, facendo attenzione a lasciarli liberi di muoversi, soprattutto l'asse Y, dobbiamo considerare che il piano va a coprire interamente il motore, quindi questo cavetto deve avere un pochettino di gioco. Quindi, ripeto, andiamo a sistemare tutti i cavi e poi procediamo alla prima accensione. Vi faccio vedere come ho sistemato tutti i cavi. Ho solo utilizzato delle semplicissime fascette. Ho fatto passare questo cavo all'interno del profilo. Per l'asse Y ho incollato, quattro supporti per le fascette. E ho fatto passare il cavo in questo modo. Va lasciato libera questa parte perché l'asse va a ricoprire interamente lo stepper. Quindi il cavo si potrebbe incastrare sul piano di lavoro e staccarsi. Ho notato anche che ho fissato il motore con il connettore rivolto verso sinistra, guardandolo di fronte, e invece andava avvitato con il connettore rivolto verso destra. Non è un problema anche perché il cavo ci arriva tranquillamente e non dà problemi. Adesso ci colleghiamo il controller offline. Vi faccio vedere la differenza tra questo controller che arriva insieme alla stampante ed un vecchio controller che utilizzo per le altre stampanti. È molto più fino, anche molto più gradevole da vedere. E non ha questa pellicola che non si staccherà mai. La connessione è facilissima. C'è un cavetto con due connettori. Uno va collegato al controller della CNC e l'altro sul controller offline. Adesso colleghiamo l'alimentazione e vediamo se tutto funziona. L'accendiamo tramite l'interruttore che è posto qui sotto. Per adesso non è scoppiato nulla. La giriamo così la possiamo vedere di fronte e controlliamo che tutti gli assi si muovano tranquillamente. Quindi andiamo sul menu Control, vediamo se riesco a mettere a fuoco, l'avvicino un pochettino. Andiamo su Control, premiamo OK e proviamo tutti gli assi. Con questi si prova l'asse Z, quindi si va in giù. Si va in su. Ok, perfetto, l'asse si muove liberamente. Proviamo l'asse X. Anche l'asse X si muove tranquillamente. Il cavo non si inceppa da nessuna parte.
Adesso proviamo l'asse Y. Ho sbagliato. Perfetto, si muove tranquillamente senza intoppi. Adesso proviamo lo spindle. Lo spindle si avvierà al 10%. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Questo è il menu. Abbiamo l'asse Z utilizzando questi due pulsanti. Abbiamo l'asse X con questi due pulsanti, l'asse Y. Con questo si va a selezionare di quanti millimetri si deve spostare l'asse. E con questo attiviamo lo spindle. Lo spindle partirà a una percentuale del 10%. Facciamolo partire, effettivamente sta ruotando. Per aumentare la velocità basta tenere premuto il tasto spindle e aumentare con questi due tasti. Andiamo al 50%, 100%. Quindi il controller riesce a gestire tutto quanto. Spegniamo lo spindle e adesso andiamo a fare la prima incisione. Andiamo a fare delle incisioni. Io ho già provato questa CNC, ho fatto diverse incisioni, tra cui una che è uscita veramente male, ma per colpa di alcuni parametri errati. Andiamo a fare adesso un'incisione veramente semplice, una scritta su un pannello di compensato con una punta a V. Ho già dato lo 0, x, y e z. Andiamo a far partire l'incisione. Andiamo a vedere il risultato. Il risultato è veramente ottimo. Le curve sono perfette, le linee diritte sono diritte. Ha inciso perfettamente, non ha saltato nessun punto. Devo dire che il risultato mi piace moltissimo. Ed eccoci alle conclusioni. Ho voluto testare molto bene questa CNC perché il costruttore mi ha detto che è stata migliorata, nettamente migliorata rispetto alle altre CNC sempre versione Pro. Ha preso i piccoli problemi che hanno queste macchine e li ha risolti. Per esempio, ha inserito i quattro gommini. Non in tutte le CNC ci sono i gommini, anche se è una piccola cosa, però ci sono e questa è una grande cosa. Ha inserito i tre pomelli che servono per muovere manualmente tutti e tre gli assi e quindi sono molto più comodi adesso i movimenti. Ha già inserito il firmware, l'ultimo firmware GRBL, l'1.1, su un controller di ultima generazione, che ha anche una ventola che serve per raffreddare tutta l'elettronica. Un'altra cosa che il costruttore mi ha detto è che il supporto dell'asse Z, quindi il supporto dello spindle, è stato completamente ridisegnato e stampato in un unico pezzo. Non è stampato come nelle altre CNC in 3D con le classiche stampanti 3D che lo rende un po' troppo morbido. Questi supporti normalmente hanno il problema dei piccoli movimenti. Questi invece, essendo stampati in un unico pezzo di plastica dura, non soffre assolutamente di movimenti, infatti è molto molto rigido. Quindi finalmente hanno risolto il problema dei movimenti dello spindle e dell'asse Z. Complimenti! Quello che mi è piaciuto di questa CNC, a parte la solidità, finalmente la solidità di tutta la struttura, mi è piaciuto il cavo USB che danno in dotazione, un cavo USB di qualità, finalmente. Danno anche di qualità il controller offline. Come avete visto, l'incisione viene benissimo, non soffre di piccoli movimenti o di perdita di step.
Cosa non mi è piaciuto? Potevano inserire delle guaine spiralate per i cavi, ma poco male. La consiglio a chi vuole iniziare ad entrare nel mondo delle CNC, a conoscere questo mondo, perché è ottima per imparare, ma una volta imparata è anche utile per fare tutti i lavori che vogliamo fare. L'area di incisione è di 30 x 18 cm per un'altezza di 40 mm circa. Prima di lasciarvi però vi ricordo iscrivetevi al canale, lasciate un like e scrivete nei commenti quello che pensate di questa CNC. Scrivete se volete che aggiorni qualcosa di questa CNC o che vi mostri qualcosa in particolare di questa CNC. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e questo è tutto, al prossimo video. Ciao!